Siamo ad Albanella nei locali del comune e qui è in corso la mostra di Mario Ricco dal titolo Dalle Alpi al Cilento. La mostra di pittura Dalle Alpi al Cilento e il linguaggio dei luoghi in Mario Ricco sarà aperta dal 12 al 26 ottobre nel comune di Albanella, dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Sindaco Albanella e l'amministrazione comunale in particolare mette sempre al centro ultimamente sempre di più la cultura. Come amministrazione siamo particolarmente orgogliosi di questo tratto che vorremmo possa contraddistinguere la nostra azione presente e futura. Nel caso specifico sono contento che queste sale che hanno ospitato fino a poche settimane fa la fanciulla, le tavole della fanciulla offerente, possano dare oggi respiro ed ospitalità soprattutto ad una personale di un nostro amico, di un nostro concittadino e di un artista sicuramente valente. Sarà il primo esempio di una serie di iniziative che vorremmo dedicare appunto a questo aspetto dell'attività culturale. Iniziamo con le arti figurative, ma tante altre iniziative seguiranno, soprattutto con la fruizione finalmente del centro polifunzionale di Santa Sofia. Nei percorsi che illustra Mario Ricco ci sono anche le aree marine oltre le Alpi. Quanto è importante la cultura per il nostro territorio e per voi anche amministrazione promuovere queste iniziative? Ringraziamo Mario Ricco per averci reso partecipe di questa iniziativa, di questa mostra, ma soprattutto di averci resi parte integrante, anche perché questa mostra si tiene qui nella casa comunale. Ritengo che Albanella sia appunto una culla della cultura, poiché in essa sono presenti numerosi artisti. Quando parlo di artisti faccio riferimento agli artisti nelle idee, nei progetti, come non ricordare il professor Gaetano Ricco, fratello di Mario Ricco, con la sua idea e progetto del Museo delle Terre d'Italia. Per cui è fondamentale andare in questa direzione. Manco a farlo apposta, una settimana fa, qualche giorno fa, si è rinnovato il consiglio di amministrazione dell'opera Nicola Vernieri, un'opera culturale, un'opera che dovrà farsi portavoce di questa cultura, un'opera che dovrà unire più persone, dovrà appunto fungere da collante affinché queste persone collaborino per un fine comune, quindi per la promozione della cultura all'interno di questo territorio, e il fine comune in questo caso è Albanella. Allora, parafrasando un verso di Alessandro Manzoni, dalle Alpi alle piramidi, mio fratello ha pensato di dare titolo a questa mostra che vuole un po' raccontare il suo percorso artistico ma anche esistenziale, va bene, appunto parafrasando quel verso e dicendo dalle Alpi al Cilento. Ed infatti qui il quadro, diciamo, che troneggia in questa prima sezione della mostra è proprio il Catenaccio di Bolzano, lì dove appunto mio fratello è vissuto per molti anni e ha lavorato, ed è qui in bella mostra proprio a raccontare quella prima esperienza esistenziale anche artistica che lui ha vissuto in quelle terre dell'Alto Adige. Quindi la prima sezione, l'Alto Adige, che poi si espande piano piano attraverso paesaggi non solo montani ma anche paesaggi boschivi, con luoghi di ritrovo dell'anima, se così possiamo dire, dove appunto l'arte ha cercato di cogliere quello che è non tanto, diciamo, la natura nella sua rappresentazione oggettiva, ma quando l'anima di quella natura, nel momento in cui per miracoloso connubio, diciamo così, ha parlato all'artista. E quindi continuando abbiamo diverse scene di paesaggi. Ecco, poi la seconda sezione, che è di fronte a questa, e siamo già oramai nel Cilento,
va bene, racconta appunto del nostro Cilento, una terra aspra, dura, ma nello stesso momento bellissima, che si esprime non solo attraverso quelle che sono le testimonianze storiche, come vedremo nella prossima sezione, ma anche attraverso quella che è la bellezza dei paesaggi, in questo caso quelle che sono soprattutto le marine, cioè quei luoghi, diciamo così, infiniti, dove talvolta il sublime, diciamo così, tocca l'animo del pittore e rende a noi che adesso li stiamo osservando questi quadri in cui appunto ancora una volta la natura prevale nel raccontare se stessa. E qui ancora continuiamo con i paesaggi, le marine e qualche scena in cui è stato anche colto un momento di vita vissuta attuale. Poi adesso ci spostiamo qui nella, diciamo così, terza sezione, in cui protagonista è soprattutto la città di Paestum con quelle che sono le sue monumentali rovine, e quindi vediamo diversi scorci di questa città, le mura, i templi, e in varie ore della giornata, ed è questa, diciamo, una delle condizioni stessa della nascita dell'opera d'arte, in diversi momenti della giornata, quindi una luce talvolta al tramonto, al pomeriggio, al mattino, che racconta e parla di questa città che appunto ancora oggi colpisce non solo per la sua bellezza ma anche per quelli che sono i luoghi dell'anima che evoca, considerando che qui in questa nostra zona e vicino Paestum è nata la filosofia occidentale. Quindi scorci di Paestum, ma continuando in questo racconto, diciamo così, pittorico, romantico un po' del Cilento, abbiamo anche alcuni scorci di alcuni paesi del Cilento, tra cui stessa Lorenzo, Rocca d'Aspide, la stessa Vatolla che ospitò negli anni del Settecento il grande filosofo Giambattista Vico. E qui alla fine del percorso, e come dicevano gli antichi, finis corona topus, cioè alla fine di questo nostro percorso narrativo pittorico, c'è Albanella con quelli che sono i luoghi che hanno colpito di più l'animo, diciamo così, e l'arte del pittore. Sono dei paesaggi in cui ancora una volta le forme, va bene, talvolta, diciamo così, si sfumano in quelli che sono i contrasti di luce e ombre, e ci rendono non solo dei luoghi, ma ci rendono anche una natura che ci parla. Perché l'arte vera è quella che parla a noi stessi. La forza del pittore è proprio questo, di intuire, va bene, dei momenti particolari in cui attraverso poi la pennellata, quello che sarà il risultato, diciamo, della sua stessa arte, comunica a noi delle emozioni, delle sensazioni, delle passioni. Ecco, in questi quadri potete vedere Albanella, no? Ripresa in diversi momenti della giornata e anche in diversi momenti atmosferici delle stagioni stesse. Con Albanella abbiamo chiuso il nostro percorso, e con questa chiusura praticamente l'arte e la pittura ancora una volta dimostra quanto qui ad Albanella ci sia una radice antica che ancora una volta, attraverso l'espressione artistica di mio fratello Mario, vabbè, si rende grande e solenne. Perché la sua passione per l'arte, la sua passione per quella che è l'autenticità, la sincerità e la bellezza di questi luoghi mi ha sempre colpito. Abbiamo avuto, ripeto, in questi 10 anni in cui insieme abbiamo coltivato e curato l'opera Nicola Verdieri, e ancora lo facciamo, davvero, diciamo, dei grandi risultati anche per Albanella. E per quanto io molte volte l'avessi spinto già qualche anno fa, perché credevo già che fosse maturo, quindi incapace e in condizione di spiccare il volo, lui si è sempre rifiutato di fare una mostra. Pensate che oggi è il 12 di ottobre, giusto? La scoperta dell'America, la facciamo più da qui. Bene, Cristoforo Colombo impiegò una 70 di giorni per
diciamo, scoprire l'America. Mio fratello, per fare la prima mostra, ci ha messo 70 anni. Potete invitare l'America, sicuramente per lui arrivare a questo punto, però poi grazie anche ad Elmo, va bene, a Toriano, altri che in questi giorni si sono prodigati insieme a lui perché ci facesse anche godere, perché poi la bellezza dell'opera d'arte o dell'arte in sé, lo dicevamo prima, è quella di comunicarla, di metterla, di condividerla con gli altri. Degno di tanta celebrazione. Comunque grazie a tutti voi che siete venuti e grazie soprattutto al sindaco di Albanella che mi ha permesso di fare questa mostra ospitandomi in un posto che la cui vicinanza a queste cose mi emoziona moltissimo, quindi grazie a voi. Thank you.